La giornata della vicinanza e della preghiera di Papa Francesco con i terremotati di Lazio, Marche e Umbria, a sorpresa nel giorno della festa di San Francesco, è iniziata poco dopo le 9 ad Amatrice, città simbolo del sisma del 24 agosto. Arrivato a bordo di una Golf, il Papa è stato subito accompagnato dal vescovo di Rieti, Pompili, nella scuola provvisoria, un container dipinto di rosso, dove ha incontrato alunni e insegnanti. I piccoli delle elementari hanno intonato il canto dell'amicizia e hanno regalato al pontefice i loro ricordi del dramma del sisma, soprattutto disegni. Poi all'esterno, circondato dalla folla, il Papa, usando il microfono della polizia, ha confidato che nei primi giorni di tanti dolori per una tragedia che ha fatto 298 vittime, ha pensato che forse la sua visita sarebbe stata più un ingombro che un aiuto e ha lasciato passare un po' di tempo per non dare fastidio e perché si sistemassero alcune cose come la scuola. Ma dal primo momento, ha spiegato, ho sentito che dovevo venire da voi. Semplicemente per dire che vi sono vicino. Che vi sono vicino, niente di più, vi prego, prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi. E che il Signore vi benedica tutti voi. E la Madonna vi custodisca in questo momento di tristezza e dolore. E di prova. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Se andiamo avanti, sempre c'è un futuro. Ci sono tanti cari che ci hanno lasciato. Sono caduti qui, sotto le macerie. Serviamo la Madonna per loro. Guardare sempre avanti, anche coraggio di aiutarsi l'uno all'altro. Grazie della Si cammina meglio insieme, da solo non si va. Avanti, grazie. Papa Francesco ha poi raggiunto la zona rossa di Amatrice, avvicinandosi agli edifici in rovina e si è raccolto in preghiera. Al vigile del fuoco che lo accompagnava ha detto: «Prego perché voi non dobbiate lavorare, il vostro è un lavoro doloroso, vi ringrazio per quello che fate». Poi una foto con tutti i vigili presenti perché sono quelli che salvano la gente. Risalito sulla Golf con targa italiana, il Papa ha visitato la residenza sanitaria assistenziale San Raffaele di Borbona, sempre in provincia di Rieti, che accoglie malati cronici e non autosufficienti. Ha salutato i 60 ospiti, una trentina dei quali anziani terremotati, e ha pranzato con loro. Quindi la tappa ad Accumoli, dove autorità e sfollati del sisma lo attendevano in piazza. Il pontefice ha pregato davanti alla chiesa di San Francesco, distrutta dal terremoto, e poi si è spostato a Pescara del Tronto, nelle Marche, dove ha compiuto tre soste lungo la strada per salutare piccoli gruppi di persone. Da lì Francesco ha raggiunto Arquata del Tronto, dove i bambini e insegnanti della scuola provvisoria hanno accolto Papa Francesco con le autorità e il vescovo di Ascoli Piceno d'Ercole. Nella tendopoli ha salutato oltre 100 persone e ha pregato con loro. «Ho voluto esservi vicino in questo momento», ha detto il Papa, «e dire a voi che vi porto nel cuore e so della vostra sofferenza e delle vostre angosce e so anche dei vostri morti. Per questo ho voluto oggi essere qui. Preghiamo anche per i vostri cari che sono rimasti lì e sono andati in cielo. E coraggio, sempre avanti, i tempi cambieranno e si potrà andare avanti». Nel pomeriggio Papa Francesco ha raggiunto San Pellegrino di Norcia in Umbria, ultima tappa della sua visita nelle zone terremotate, e accompagnato dall'arcivescovo di Spoleto Norcia Boccardo, ha pregato nella zona rossa davanti alla chiesa di San Pellegrino, fortemente danneggiata. Quindi il saluto ai terremotati, sono stato vicino a voi e mi sento molto vicino in questo momento di tristezza. Infine la preghiera Maria e la partenza per Roma.